Salve a tutti amici utilizzanti e benvenuti in questo nuovissimo video, sono Mr. Electric ed oggi ragazzi eccoci qui nella 18ª parte e probabilmente ragazzi l'ultima parte di Leggende Pokémon Arceus. Nella scorsa parte abbiamo catturato i 4 kami leggendari, in questa parte ragazzi andremo a catturare i rimanenti Pokémon leggendari sperando che non ci mettiamo tanto nel risolvere le loro missioni. Ci mancano 4 Pokémon leggendari escludendo Arceus. Per catturare Arceus ragazzi devo completare il Pokédex, quindi casomai in futuro più in là fra qualche giorno vi caricherò una parte esclusiva, una parte extra in cui cattureremo solamente Arceus e completeremo il gioco al 100%. Però diciamo ragazzi che per adesso la serie può considerarsi conclusa. Per catturare ragazzi gli ultimi Pokémon leggendari ci troviamo qui nella sede del Team Galassia e dobbiamo accettare alcune richieste che sono affisse sulla lavagna di Leven, ovvero sentiti i ringraziamenti e l'incubo più buio. Sentiti i ringraziamenti ragazzi ci permetterà di catturare Shaymin, mentre l'incubo più buio ci permetterà di catturare Darkrai. Per catturare questi due Pokémon leggendari ragazzi abbiamo bisogno dei dati di salvataggio nella nostra Nintendo Switch, di Pokémon Spada o Pokémon Scudo per catturare Shaymin e Pokémon Diamante Lucente o Pokémon Perla Splendente per poter catturare Darkrai. Questa è una cosa che diciamo a molti ha fatto storcere il naso, però vi do una buona notizia, se non la sapete già, questi due Pokémon possono anche non essere catturati per completare il Pokédex. Quindi se voi effettivamente catturate tutti gli altri Pokémon tranne questi due, comunque il Pokédex è completo. Direi di accettare entrambe le richieste. Tempo fa Mrs. Meriggia del Team Diamante, ok, è stata salvata da un Pokémon misterioso. Vai a parlare e aiutala con la sua richiesta. E l'incubo più buio è quello di Darkrai. È stato avvistato un Pokémon misterioso. Parla con Mr. Arturo nel mio studio e cattura quel Pokémon. Sei tu che hai accettato la mia richiesta, giusto? Veniamo subito al dunque. C'è una vecchia storia che si tramanda a Isui. Racconta di un incubo nero che tormenta coloro che si avventurano di notte in strade isolate. Ho sempre pensato che fosse solo una fantasia finché non l'ho visto con i miei occhi. Sì, lo dico e lo ripeto, ho visto un Pokémon nero uguale a quello di cui si parla nella storia. Una volta che si sprofonda nei terrificanti incubi che genera, non c'è speranza di svegliarsi. È successo mentre salivo sul Monte Corona. L'ho visto lì, all'altezza della scarpata Scalande. Stavo percorrendo una strada di notte, proprio come dice nel racconto. L'altra missione per catturare Manaphy e anche Fione l'ho già accettata tempo fa per sbaglio off camera. Direi di cominciare a catturare Shaymin ragazzi e dobbiamo appunto dirigerci nella landa ossidiana e in particolar modo qui vicino al colle Ambizione. Perfetto, lei dovrebbe essere Meriggia. Salve, tu sei Mr. Electric giusto? Rizza mi ha parlato di te, ringrazio per aver accettato la mia richiesta, vengo subito al sodo. Da piccola mi persi nella landa ossidiana, vagai ore e ore senza meta piangendo nella disperazione, quando ecco che mi imbattei in uno stupendo campo fiorito. Fu lì che incontrai un Pokémon che non ho mai più rivisto. Mi diede un fiorellino e si mise a camminare e seguendolo riuscii finalmente a ritrovare la strada di casa. Vorrei tanto ritrovare quel Pokémon per poterlo ringraziare di avermi salvata, ma per quanto abbia cercato non sono ancora riuscita a ritrovare quel campo fiorito. Potresti aiutarmi nella mia ricerca per favore? Non è granché, ma questo è l'unico indizio che ho. La Gracidea ragazzi, che ci serve per far cambiare la forma Shaymin. Ti prego ritrova il campo in cui crescono le Gracidee nella landa ossidiana. Per catturare Shaymin dobbiamo andare qui nel giardino bonificato, quindi insomma è praticamente qui vicino. E ragazzi in teoria dovrebbe essere qui. Infatti quando esplorai questa zona mi chiesi ma a che serve sta zona. E beh effettivamente serve a questo. Si attiva l'evento automaticamente. Sembra che questo sia il campo fiorito di cui parlava Meriggia. Beh, alla faccia del fiorito, tutto appassito. Dunque questo sarebbe il campo di cui ti ho parlato? I fiori sono ormai appassiti, ma il paesaggio è tale a quale a quello dei miei ricordi. Non c'è dubbio, è qui, è proprio qui. Ok. Ma sei tu, il Pokémon che ho visto tanti anni fa. Grazie, grazie davvero per avermi aiutata quando mi sono persa. È solo grazie a te se sono riuscita a tornare a casa sana e salva. Ma chi sta vedendo? Grazie, grazie infinite. Ma l'ha evocata oppure l'ha visto davanti a sé? Oh, i fiori. Bello. Che bello ragazzi questo. Eccolo, eccolo qui Shaymin. Shaymin. Non ricordo Poké Park, raga, che bello Poké Park. Ti sono grata per il tuo aiuto, Mr. Electric. Dovrò ringraziare anche Rizza per avermi parlato di te. Abbiamo da catturare Shaymin, che se non sbaglio già si trova a livello 70. Però di spalle ti voglio catturare. Vediamo un po' se riusciamo a catturare. Ok, preso Shaymin. Ok, veramente molto semplice, perfetto. Ok, completata la richiesta e abbiamo catturato Shaymin, perfetto. Ok, ecco qui Shaymin, esatto, livello 70. Però in teoria noi abbiamo la Gracidea, esatto. E possiamo fargli cambiare forma, ecco qua. Ok, che bellino ragazzi, bello, veramente tanto bello Shaymin, eh? Ok, perfetto. La prossima missione ragazzi è questa, ovvero l'incubo più buio. Dobbiamo dirigerci qui alle pendici corona e in particolar modo in questo punto qui, ovvero nelle scarpate scalanti.
grande. Però dobbiamo farlo di notte, perché giustamente Darkrai. Quindi fino a notte fonda dormiamo. Intanto qui ragazzi c'è una fiammella, totalmente a caso, e direi che ci siamo. Che bello ragazzi, Darkrai. Darkrai è veramente figo. Eccolo, è lì dietro. Che bello ragazzi. Ma salve Darkrai, salve, salve. Cattura Darkrai. Siamo assopiti, non possiamo schivare ragazzi. Cazzo, non me l'aspettavo questo. Ok, ora sì, possiamo schivare. Va bene, allora capiamo un attimo. Sì ragazzi, mi sa che dobbiamo prenderlo di soppiatto. Eccolo là. E dai, svegliati. Dai. Ok, ho usato una wing ball ragazzi, totalmente a caso. Vediamo un po'. Ok, è scappato. Vabbè, va bene, ho sbagliato. Dovevo ingaggiarlo. Però, aia. No, non morire. Mi sa che ragazzi dobbiamo farlo attaccare. Ok, no, l'abbiamo ingaggiato. Perfetto. Allora, usiamo idrondata. Vediamo quanto gli togliamo. Gli togliamo un po'. Un bel po' in realtà. Proviamo già a catturarlo, vai. Uno. Dai che lo prendiamo. Perfetto, preso anche Darkrai. Ottimo, ottimo così. Meraviglioso, ora possiamo stare tutti più tranquilli. Sì, nessuno finirà mai più vittima di quei tremendi incubi. Meno male, finalmente posso tornarmene a casa contento. Grazie per il tuo aiuto, non lo dimenticherò mai. Completata anche questa missione, perfetto. Se ci mancano gli ultimi due Pokémon leggendari / misteriosi, insomma, da catturare, ovvero proprio Manaphy e Fione. La richiesta ragazzi è questa qui, la numero 66, ovvero proprio la leggenda del mare. Però ragazzi, per poter catturare Manaphy in squadra dobbiamo avere tre Pokémon specifici, ovvero ragazzi un Overquill. Io ho catturato quello alfa, se non sbaglio, nella grotta dove ho catturato anche uno dei tre spiritelli, insomma. Un Mantyke ragazzi, e infine un Weasel. Perché ragazzi, con questi tre Pokémon in squadra avremo la possibilità di poter incontrare Manaphy e Fione. Il posto in questione ragazzi è la costa oltremare, quindi dirigiamoci qui. In particolar modo ragazzi, qui alla mano di sabbia, tra questi due archi, dove noi abbiamo praticamente incontrato qualche parte fa è catturato Tandarus. Solamente che però dobbiamo dirigerci al tramonto, e appunto al tramonto dobbiamo andare dove sono quegli archi lì, in sostanza. Superiamoli, entriamoci proprio dentro ragazzi, superandoli, ed ecco qui si attiverà un piccolo evento, un piccolo dialogo, dove sentiremo il verso di Fione. Si sente in lontananza il suono di un masso che si sposta, fra misto a una voce misteriosa. Manaphy e Fione si catturano proprio qui, vicino al paradiso erba marina. C'è questa, ovvero la cavità marina, e la grotta ragazzi è proprio questa qui. Direi ovviamente di entrare. Ed eccoci qua. Vediamo un po' se ci sono. Ecco qua Manaphy. Ecco Manaphy qui. Ed eccole qui. E anche tre Fione. Che bellini che sono. Ok, perfetto. Dobbiamo ragazzi praticamente buttargli Pokémon contro per rompere praticamente lo scudo. Va bene, bastava semplicemente a uno. Vabbè, ciao Weasel. Proviamo a catturare tutti quanti i Pokémon senza effettivamente fargli male. Preso Fione. Perfetto, il primo è preso. Ovviamente ragazzi li catturiamo tutti, perché sono Pokémon rari e non penso se ne potranno catturare degli altri. Cioè, parlo di Fione. Ragazzi, sto Fione veramente non voleva entrare. Io avrò lanciato buono 7-8 Ultra Ball. Comunque ragazzi, è fastidiosissima sta lotta, veramente tanto, perché è una sfida praticamente 4 contro 1 d'altronde. È molto fastidiosa, però vabbè, è una cattura leggendaria, quindi. Olè, preso anche il terzo Fione. Perfetto, e ci manca solo Manaphy. Ok ragazzi, è vita rossissima, quindi vediamo un po' di catturarlo. Cioè, meglio di così ragazzi non posso fare. Olè, perfetto, bravo Manaphy. La prima Ultra Ball che gli lancio, subito è entrato. Perfetto ragazzi, catturati i tre Fione e anche Manaphy. Ho messo veramente tantissimo, buono mezz'ora solamente per catturare l'oro. Vabbè, ok, lasciamo sta. I miei complimenti Mr. Electric, sei riuscito a catturare il Pokémon noto come Manaphy. Pare che si tratti di un Pokémon migratore che visiti queste terre dai tempi immemorabili. Notevole questo libro, La Leggenda del Mare, non trovi? Farò in modo di studiarlo a fondo. È lo stesso libro ragazzi che si troverà in futuro nella biblioteca di Canalipoli. Ok, perfetto, completata quest'altra missione. E ragazzi, l'ultima missione per quanto riguarda ovviamente i Pokémon leggendari, escludendo quella di Arceus. Questi qui ragazzi sono i Pokémon leggendari che abbiamo catturato in questa parte. E ragazzi, vi ripeto, manca solamente l'ultima cattura, quella finale, stavolta veramente finale, ovvero quella di Arceus. Ma ragazzi, questa cattura ovviamente potrò farla solamente una volta che avrò completato tutto il Pokédex. Ci metterò un po' per completare il Pokédex, e poi casomai vi pubblicherò una parte in cui ovviamente andremo a catturare Arceus. Però diciamo ragazzi che per ora la serie può considerarsi conclusa. Quindi diciamo che vi faccio per ora i ringraziamenti. Vi ringrazio per aver seguito questa serie. Già dall'inizio ragazzi ero consapevole che questa serie non avrebbe fatto grandissimi numeri, però ragazzi comunque ci tenevo nel portarvi quest'altra avventura Pokémon. Quindi ragazzi, cosa dire, vi ringrazio veramente tanto per aver seguito questa serie. E se vi è piaciuto ragazzi, sapete cosa fare: lasciate tantissimi
bellissimi pollici in su, commentate, condividete, ci vediamo in un prossimo video, attivate la campanella per rimanere aggiornati appunto sui feed video, seguitemi in community per rimanere aggiornati sulla programmazione, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, e così ragazzi, arrivederci!